La grandezza dell'umiltà. Leggiamo quindi queste letture con le sue sfumature, a partire proprio dal Siracide. Non credo che c'è bisogno di ricordare come molti esempi di uomini e di donne di grande umiltà sono diventati poi forse un po' il leitmotiv di alcune pubblicità, di alcune frasi ricorrenti, di alcuni luoghi comuni, però la loro vita è letteralmente la dimostrazione che cristiani e anche non cristiani, guardando l'infinito, guardando la profondità e scrutando le debolezze e la forza umana, hanno fatto una sorta di diario di vita di saggezza. Pongo il salmo responsoriale, ma quello 67 di questa domenica 22esima ci ricorda come il Signore costruisce una casa per tutti i poveri, per tutti gli umili. E per poveri non intendo gli squattrinati, intendo semplicemente coloro che hanno l'abito dell'essenzialità e della semplicità. Il vero saggio è colui che vive il presente e vive di Dio con semplicità, con mitezza, impostando il proprio presente con naturalezza, non senza problemi, ma dando soluzioni vere a tutto ciò che ci circonda. Così che Ebrei, meravigliosa lettura, ci dice che non ci siamo accostati a tempeste, a tenebre, ma su quel monte di Sion abbiamo ascoltato la grandezza di Dio proclamata singolarmente a tutti noi. Ad una povertà che metto in similitudine in questo video come semplicità, come umiltà, i primi posti, il posto più importante, quella sedia, quella poltrona, qualcuno direbbe, quel piedistallo. Ecco, quell'umanità grande è quell'umanità che domina, in realtà è un'umanità senza umiltà, senza quella semplicità che ci fa vedere tutti quanti esseri umani, limitati, sì, magari preparati, magari con enormi conoscenze, magari con un portafoglio che ci fa diventare alti 2,40 metri, ma comunque tutti uguali, tutti fatti di carne e di sangue, tutti che nasciamo e poi moriamo. E ovviamente i nostri patrimoni non ce li portiamo dall'altra parte. Comunque essere graditi a Dio in un tono di profonda umiltà ce lo ricorda proprio Cristo, che passando in mezzo a noi con la sua parola e con il suo esempio e con i suoi insegnamenti ci ha detto quali sono le cose realmente importanti. L'amore, a partire dalla nostra condizione di mortali, ci ricorda come siamo veramente tutti legati dalla realtà della vita, una vita condivisa, una vita legame fil rouge, nonostante la nostra diversità, nonostante le nostre scelte, nonostante molto spesso noi compiamo azioni riprovevoli, siamo tutti esseri umani in ricerca di uno stato di grandezza. Per alcuni è letteralmente il vertice del potere, quindi del dominio, per altri invece è il servizio e la forza di essere empatici gli uni con gli altri. Allora la condivisione di un Dio è veramente a partire dal nostro stringerci la mano. L'umiltà qui si muove sul versante della forza di essere tutti uguali. Nel banchetto della parabola di Gesù, in questo Vangelo di Luca, vorrei dire che non esistono né primi né ultimi posti, ma tutti i fratelli e le sorelle che aderiscono alla nuova alleanza del Maestro pongono l'umiltà come il centro del presente. Tutto si muove con un gesto umile. Tutto non è basso e schiacciato, ma ci si stringe la mano in una grande forza umana che cerca il proprio Dio. E come sempre, buona domenica!